Nel 2025 in Calabria mancheranno 1.410 medici. A lanciare l'allarme è una proiezione elaborata dal Gruppo Italiano per la Medicina, basata sulle evidenze, che si concentra sulla carenza degli specialisti ospedalieri. Lo fa tra le pagine di un rapporto che prende in considerazione le regioni nelle quali sono attivi i corsi di laurea in medicina e chirurgia. La Calabria, con l'Università Magna Grecia del capoluogo, è una di queste. E il quadro che emerge ci vede nella parte bassa di una classifica nella quale non tocchiamo il fondo soltanto per le peggiori performance che secondo le proiezioni, sempre nel 2025, faranno registrare Lombardia, Toscana, Piemonte, Puglia e Sicilia. E si tratta soltanto di numeri assoluti, perché a essere diverse sono le condizioni di partenza che non permettono di certo un paragone tra la sanità lombarda, quella piemontese o quella toscana e quella calabrese commissariata da anni. Dire che da noi si sta meglio che in Lombardia, in effetti, sarebbe un falso storico smontato in tempi record dall'analisi dei fatti. A fare la differenza d'altronde è anche il numero degli abitanti e paradossalmente si sentirà di più la carenza di 1.410 medici in Calabria rispetto ai 2.250 che mancheranno in Sicilia. Se i numeri non dicono molto, dunque, è la loro analisi che traccia un bilancio a tinte fosche e lascia immaginare una Calabria alle prese con una situazione in peggioramento. Peggio di così può andare, insomma, perché se la realtà dovesse confermare i dati della proiezione, nel 2025 potremmo addirittura arrivare a rimpiangere la sanità di oggi. Quel che è certo è che si tratta di numeri che accendono i riflettori su un diritto, quello alla salute, sempre meno certo. Gli ospedali si svuotano un po' ovunque, dal Veneto alla Sardegna, passando per la Liguria, la Campania, l'Abruzzo, l'Emilia-Romagna, le Marche. Sembra salvarsi soltanto il Lazio e tra meno di 5 anni mancheranno all'appello quasi 17.000 medici ospedalieri. Ricavi da ottenere a ogni costo e cattiva gestione delle risorse stanno insomma sbilanciando il servizio più importante. Importante, garantito dallo Stato e la Calabria, fa i conti con una sanità martoriata che mostra tutte le sue ferite, anche quando sul banco delle analisi ci sono i dati della mobilità sanitaria. Sullo sfondo un altro monitoraggio targato GIMBE, che la Fondazione, operante in Italia ormai dal 1996, ha condotto prendendo in esame i dati del 2018. Allora la Calabria era immersa in un profondo rosso causato da quei 290 milioni di euro sborsati perché la sanità dei tagli non convince i calabresi, che preferiscono curarsi fuori regione.